È un giochino divertente, un giochino che poi ti prende. Sì. Grazie per la sua disponibilità. Io sono Sonia Quinzi dell'Istituto Comprensivo Viareggiusa e loro sono Dalia e Chiara, due ragazze della scuola media che quest'anno hanno provato un po' ad imparare il pensiero computazionale. Crea un ciclo che ripete per 3 volte tutti i blocchi di codice di grigio allo scopo di disegnare la figura indicata. Un ciclo all'interno di un altro ciclo. Per 3 volte, giusto che i triangoli sono 3. Bisogna disegnare 6 triangoli e bisogna girarsi di 60 gradi prima dopo aver fatto un triangolo. Ripeti 4 volte questo codice per completare la figura, girando di 90 gradi alla fine di ciascun cerchio. Bisogna ripeterlo 4 volte, perché sono 4 cerchi. Certo. Ogni pixel deve fare. Deve prendere l'istruzione. È un'istruzione per ogni pixel. È anche divertendosi che si impara meglio e si memorizza meglio un metodo, un sistema. Credo che sia importante più che altro per il metodo e la capacità logica di trovare soluzioni idonee a risolvere, in questo caso, un disegno, per esempio, o anche sperimentare cosa succede nel cambiare una variabile all'interno di un processo che dovrebbe essere logico, ma quella logica può essere anche modificata. Adesso vediamo di capire. Per disegnare questa figura devi ripetere il triangolo 12 volte. Per sapere di quanti gradi girare dopo ciascun triangolo, dividi il numero di gradi in un cerchio per 160 per il numero di triangoli che stai disegnando. 360 diviso 12 fa 30, se non ricordo male. Sì, 30. Rombo l'abbiamo già, fortunatamente, il codice, perciò una volta che l'ho già scritto. Devo indicare anche l'angolazione, quindi... Sì, però lo non si può modificare. No, quindi perché non si possono modificare. Devo aggiungere qui, quindi devo aggiungere prima di questo ciclo anidra... No, dopo. Devo aggiungere il giro, abbiamo detto, di gira a destra, possiamo utilizzare di 30 gradi. Di 30, sì. Dai, gli errori si impara. Ok. Forse è un meccanismo che aiuta a pensare in modo diverso, a non limitare il proprio pensiero a quello che è lo standard, ma la possibilità di poter comprendere anche come, per esempio, poco fa avevamo visto nel fare il cerchio, perché è lento fare il cerchio, perché deve fare una serie di passaggi. Allora trovare una soluzione diversa, magari per disegnare il cerchio, potrebbe essere uno stimolo a cercare di capire come meglio affrontare un problema. Esegui. Vediamo se funziona.